Quante bottiglie al giorno? Un sacco. Da quanto tempo si può Da dire? sempre. È inquinata l'acqua del torrente, insomma, come scorre nei rubinetti? Marrone, rossa, Di tutti i colori. di tutti i colori. No, sul marrone e rosso non c'è problema. Una spesa in più. Vabbè, bisogna farlo. Sono anni e anni che non bevo l'acqua delle fontane, perciò tranquillamente sono perlomeno 15 anni, 20 anni che l'acqua della fontana no. Va a comprare al Sì, sì, supermarket. sì, sì. Io cioè, i rubinetti si otturano ogni 3 o 4 giorni perché escono proprio le bricioline dentro. Come fai a bere quell'acqua? Io di Solofro non compro niente, di Solofro. Io sto più lontano possibile da Solofro e Cineto Muro. Anafini e Ricibucissa, gente che si divertono alle spalle della povera gente. Anafini. Io la bevo tranquillamente, adesso sì la bevo. Proprio perché è controllata. Sì, non mi fido più. Infatti delle volte esce marrone, delle volte non. Infatti quello compriamo tutti, lo compriamo l'acqua. Quello che mi risulta è un'acqua controllata e quindi chi si assume la responsabilità di certificare questo deve stare molto attento. Tutti? Casomai non mangiamo il pane, andiamo a comprare l'acqua, perché l'acqua ci avvelena a tutti quanti. Se lo bevono i bambini ancora meglio. E chi non c'ha i soldi come deve fare? Un'acqua avvelenata, come l'avete notato questo? Che, come non lo so, non lo no, so. Dal rubinetto, come scorre? Come scorre? Nero, nero come un carbone, marrone, marrone come il fanco. Anzi, sono 10 anni che io l'acqua del rubinetto non la uso più. Anche perché uscivo, anche prima del fatto dell'inquinamento, queste cose varie qua, l'acqua già usciva con il terreno dentro, usciva sporca, quindi prima che succedevano i fatti, che è venuto fuori che l'acqua a Solofra, l'acqua del rubinetto era inquinata.